In questo modulo entriamo nel vivo del videocorso. Prima di iniziare a vedere come gestire e scrivere gli articoli, è importante che tu capisca bene la differenza tra articoli e pagine. Ciao, io sono Luciano di ImparareWP.it e in questo canale trovi una serie di video dove ti spiego come usare WordPress per creare e gestire il tuo sito. Se vuoi rimanere aggiornato dei prossimi video, iscriviti al canale. Se invece ti servono consigli mirati per migliorare il tuo sito fatto con WordPress, visita il nostro sito impararewp.it. Prima di iniziare, ti dico che sia gli articoli e sia le pagine verranno approfondite con degli esempi pratici nei moduli successivi, quando costruiremo un vero e proprio sito da zero. Ritornando a noi, nel precedente tutorial abbiamo installato il tema grafico Astra. Durante l'installazione, Astra ha anche creato una serie di contenuti di esempio. Infatti, se navighiamo sul sito, possiamo vedere la prima pagina, ovvero la home page, la pagina Chi siamo, la pagina Service, la pagina Blog e la pagina Get in Touch. Questo è il menu di navigazione del sito, che, come vedremo più avanti, possiamo modificare come vogliamo. In questo tutorial, per spiegarti cosa sono gli articoli, abbiamo creato la pagina blog, che purtroppo Astra non ha importato automaticamente. Non preoccuparti di questo perché ti spiegheremo nel dettaglio come realizzarla nei video successivi. Se ora entro ad esempio nella pagina Service, posso vedere che Astra ha impaginato un contenuto di esempio. Qui trovo un titolo, un blocco di testo, un'immagine, e se scorriamo anche un listino prezzi. Insomma, Astra ha creato una pagina di esempio che possiamo personalizzare come vogliamo. Questo che abbiamo visto è l'esempio di una pagina. Se invece volessimo vedere l'esempio di un articolo, ci basta andare nella pagina blog che richiama al suo interno la lista degli articoli attualmente presenti. Se clicco sul primo post, entro all'interno di un articolo che abbiamo creato noi come esempio. Fatta questa panoramica, ora vediamo la differenza che c'è tra articoli e pagine. Gli articoli, chiamati anche post, sono dei contenuti dove possiamo inserire testo, immagini oppure video e che hanno una connotazione temporale. Gli articoli sono il cuore di un blog e per tenerli in ordine vengono catalogati tramite le categorie e i tag, che vedremo poi successivamente nel dettaglio. Gli articoli sono inoltre pensati per offrire la possibilità di essere commentati dai lettori e di generare quindi una discussione, ma puoi anche decidere di disattivare i commenti in tutti oppure in particolari articoli del tuo sito. Le pagine invece servono per creare contenuti sempre validi nel tempo, e per questo motivo sentirai spesso il termine di pagine statiche. Infatti le pagine vengono usate per creare la pagina chi sei, cosa fai, la tua mission, i contatti, eccetera eccetera. In poche parole, tutti quei contenuti che una volta pubblicati resteranno invariati nel tempo. Come vedi quindi la differenza è facile da capire. Gli articoli hanno un riferimento temporale e sono organizzati in categorie e tag, mentre le pagine sono sempre valide nel tempo e servono per creare contenuti statici. Fatta questa dovuta premessa, in questo video vediamo come creare e gestire gli articoli di un blog. Dal pannello di controllo di WordPress mi posiziono con il mouse sulla voce Articoli, che trovo nel menu qui a sinistra. Da qui posso vedere l'elenco di tutti gli articoli, aggiungerne uno nuovo, gestire le categorie e i tag. Ora clicchiamo su tutti gli articoli. Qui puoi vedere la lista di alcuni articoli di esempio che abbiamo creato noi e che abbiamo visto prima sul sito. Se mi posiziono con il mouse sul singolo articolo, mi compariranno una serie di link. Posso ad esempio cliccare su Modifica, Modifica rapida, Cestinarlo oppure Visualizzarlo. In questa colonna invece vedo l'autore, a quale categoria appartiene, se possiede dei tag, dei commenti e la sua data di pubblicazione.
Se ora clicco su Modifica, entro all'interno dell'articolo. Qui possiamo modificare tutto, dal titolo ai diversi blocchi di testo. Nei video successivi vedremo nel dettaglio il nuovo editor di WordPress chiamato Gutenberg e il Page Builder Elementor che ci permetteranno di impaginare gli articoli come desideriamo. Qui sulla destra invece abbiamo una colonna che contiene una serie di blocchi. In stato e visibilità possiamo decidere che l'articolo sia pubblico, privato oppure protetto da password. Cliccando sulla data possiamo modificare la data di pubblicazione. Mentre se spuntiamo questa casella possiamo mettere in evidenza l'articolo. Questo permetterà di mantenerlo sempre in testa alla lista degli articoli. Alla voce permalink vediamo l'indirizzo del nostro articolo. Infatti, se ritorno sul sito e vado nella pagina blog ed entro all'interno dell'articolo, qui nella barra degli indirizzi posso vedere il suo URL. Nel box permalink, in poche parole, WordPress associa automaticamente il nome dell'articolo e crea il suo URL, aggiungendo dei trattini tra una parola e l'altra. Nel box categorie e tag possiamo inserire questo articolo all'interno di una categoria e assegnargli dei tag. Come ti dicevo, infatti, gli articoli devono necessariamente essere contenuti all'interno di categorie, che vedremo poi meglio successivamente. Alla voce immagini in evidenza possiamo inserire un'immagine di copertina. Infatti, se ritorniamo sul sito, possiamo vedere questa immagine in alto all'articolo. Se clicco invece la pagina blog, vedo che l'immagine di copertina compare anche come anteprima dell'articolo. Nel box riassunto posso scrivere una piccola sintesi dell'articolo, mentre in discussione posso decidere se attivare o disattivare i commenti. Infine, in impostazioni Astra ci sono delle funzionalità che vedremo successivamente. In alto invece troviamo la voce Converti in bozza, che permette di non rendere pubblico subito l'articolo, ma di salvarlo momentaneamente come bozza. Poi c'è il pulsante anteprima che ci permette di vedere l'articolo sul sito, e qui comparirà il pulsante Aggiorna oppure Pubblica, che permette il salvataggio delle modifiche effettuate all'articolo oppure la sua pubblicazione. In alto a sinistra invece troviamo il pulsante Modifica con Elementor. Elementor è uno dei migliori page builder in circolazione che ci permette di impaginare gli articoli oppure le pagine come preferiamo e con estrema semplicità, ma questo lo vedremo successivamente. Nel menu Articoli troviamo anche la voce Aggiungi articolo, dal quale capiamo dalla voce stessa che possiamo creare un nuovo articolo da zero. Perfetto, in questo video ti ho fatto una breve panoramica degli articoli. Inizia a familiarizzare e prendere confidenza tu stesso, perché poi approfondiremo gli articoli nei tutorial successivi, quando andremo a simulare la costruzione da zero di un vero e proprio sito. Riassumendo, in questo tutorial abbiamo visto come gestire e creare un articolo, ma soprattutto la distinzione tra pagina e articolo. La pagina si usa normalmente per scrivere contenuti statici, come la pagina chi sei, servizi, contatti, eccetera eccetera. Mentre l'articolo, che solitamente fa parte di un blog, ha una connotazione più temporale e viene assegnato ad una categoria. Nel prossimo video, infatti, parleremo delle categorie e dei tag, che, come ti dicevo, sono legati strettamente agli articoli.